Okay. Are we recording now? Yes. Now you can start. Yes, okay, we can start now. Sorry. Ok, grazie. Grazie a, dicevo, a Simone Gennai, Sonia Natale, Noemi Bende, Zoltan. Ringrazio tutti quanti per aver accettato di essere le nostre visite virtuali. Siete collegati con 50 per adesso ragazzi del liceo. Quindi lascio a voi la parola. Ho già presentato i ragazzi dove siamo, solamente che siamo al CERN e che siamo in un esperimento che si chiama CMS, non molto di più. E vi presento come Simone e Sonia sono ricercatori italiani che adesso passano gran parte del loro tempo al CERN, e mentre Noemi e Zoltan sono ricercatori ungheresi, ma che passano altrettanto tempo al CERN. E quindi do a voi la parola per farci portare attraverso questa bellissima visita all'interno di CMS. Comincio io. Allora, comincio io. Innanzitutto vi saluto, anche perché tra un pochino sparirò e andrò a meno 100 metri a visitare, a portare, veramente a farvi vedere questo esperimento. E mi presento, dunque io vengo da Roma, forse si sente, diciamo che il mio accento è peggiorato da quando sono al CERN. Prima avevo un accento meno forte. E niente, sono arrivata qui quasi per caso per fare una scuola sugli acceleratori, pensavo di restare 2 mesi e mezzo, invece io all'epoca dicevo, lo so che adesso suona un po' brutto, però io all'epoca dicevo il CERN mi ha infettata, adesso dovrò cambiare la mia maniera di dire, però effettivamente sono rimasta qua. Ho continuato, casualmente avevo preso l'argomento della tesi di laurea, che era sui dati di un esperimento del CERN, e quindi ho continuato a lavorare qui, poi ho proseguito con il dottorato, e quello che devo dire, il dottorato, io sono una fisica delle particelle, ma con il dottorato mi sono, come dire, sono migrata nel settore delle astroparticelle, che non è astrofisica, ma è semplicemente di fare fisica delle particelle, ma nello spazio, quindi dove la sorgente non è un acceleratore, o meglio, non è un acceleratore di quelli che costruiamo noi, è un acceleratore, sono acceleratori cosmici, quindi sono i famosi raggi cosmici che arrivano sul rivelatore e vengono interpretati però sempre con le tecniche della fisica delle particelle. In particolare l'esperimento di cui, come dire, sono fiera di aver in parte costruito con le mie mani o quantomeno testato, è l'esperimento AMS. Vi invito comunque a guardare su web se qualcuno è interessato in questo settore, e che prende ancora dati ed è installato sulla stazione spaziale. Ciò non di meno, come vedete, apprezzo moltissimo la fisica su Terra, e CMS è uno dei miei esperimenti preferiti. E quindi spesso vengo qui e collaboro a queste visite, perché in effetti credo che siamo noi ricercatori che dobbiamo in primis condividere la conoscenza di questo settore e anche l'entusiasmo. Non lo so, vediamo se ci riesco. Passo la parola a Simone. Ciao a tutti, io invece sono toscano, non so se senti anche dal mio di accento. È più bello del romano, però. Ho studiato a Pisa, ho fatto il dottorato a Pisa, e poi quando LHC ha iniziato a prendere dati intorno alla fine del 2009-2010, ho iniziato un fellow al CERN per essere, diciamo, nel centro dell'analisi dei vari canali. Mi sono trasferito qua, poi ho vinto un posto a ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Milano, e adesso, diciamo, prima della pandemia passavo un po' di tempo a Milano, un po' di tempo qua. Durante la Certo. pandemia sono rimasto bloccato qua, e comunque c'è un sacco di cose da fare qui, e quindi passo il 99,9% del mio tempo qua. Io mi sono quasi sempre occupato principalmente di analisi dati e di tecniche di ricostruzione degli eventi e di trigger. Quindi ho passato gran parte della mia carriera a lavorare in settori per capire come da tutti miliardi di interazioni di protoni-protoni possiamo selezionare in real time soltanto quei pochi che ci interessano, e già questo meriterebbe una visita a parte.
E poi ho speso il tempo nella ricerca del bosone di Higgs in canali particolari con dei leptoni, per cui il gruppo che coordinavo insieme a un collega americano è riuscito a dimostrare per la prima volta che l'Higgs boson, che il bosone di Higgs, accoppiava anche non soltanto ai bosoni, quindi a particelle con spin zero, ma anche ai fermioni. E questo è in breve il mio excursus, diciamo. Sono molto contento di essere qua, è la mia prima visita virtuale, quindi abbiate pazienza se sarò un po' bloccato in alcuni momenti. No, ma perché? Sonia è bravissima, io invece... Cos'è, la mia reputazione mi precede, questo mi spaventa. No, comunque a parte questo, cioè appunto, cioè, diciamo che ci sono, abbiamo punti in comune, punti, perché sì. Anche io, per esempio, ho fatto analisi dati quando ero all'epoca della tesi di laurea e mi occupavo della fisica del W, okay. I leptoni, vedi? Quindi. Decadimento totalmente leptonico, poi invece, va bene, a parte le analisi dati, ecco, ho preso questa parte, diciamo così, invece, piuttosto tecnica, quindi questo anche per dire, magari ai ragazzi che ci ascoltano, che la figura del fisico è veramente versatile. Adesso io non vorrei dire che è quello che non decide mai, ma forse è quello che quando entra nel negozio di pasticceria si può permettere di scegliere tutto, perché il fisico è un po' matematico, è un po' ingegnere, sì, è un po' informatico, no? Allora, diciamo che è un po' chimico, è un po' tutto, quindi diciamo che basta, come dire, avere passione, chiaramente, essere interessati. E io ritengo anche che a livello di scuole superiori non si debba essere spaventati dal proprio livello di matematica, perché comunque se si è appassionati all'università si ricomincia. Io ho visto tanti dei miei compagni, mi ricordo, di classe del liceo andare poi come treni, come si dice, all'università, pur non avendo una buona reputazione al liceo, semplicemente perché quando sono arrivati lì hanno detto: ma questo in fondo questa cosa l'ho scelta io, mi piace, e quindi si sono messi a studiare. Si trattava semplicemente di voglia di studiare, mettiamola così. Quindi io penso che bisogna un po' seguire anche le proprie passioni, no? Cioè, quindi vediamo se riusciamo a convincerli questi ragazzi che la fisica è bella. Dite dove siete? Ah, siamo alla control room di CMS, qui quando siamo in presa dati è dove il gruppo in superficie controlla lo stato del detector, delle interazioni, senza dover scendere direttamente giù, ma con una serie di monitor, alcuni li vedete alle nostre spalle. In questa metà della stanza... Io adesso passerò con la webcam. Allora, io vi saluto intanto, così ti lascio la parola. Comincio la vestizione, come vedrete, ve la faccio vedere in diretta. E poi tu mi chiedi, magari faccio un giro nella control room e descrivi, okay. E poi dopo scendo giù, va bene? Intanto vi saluto. A dopo. Intanto che lei si prepara, vi dico brevemente... appunto cosa succede qua quando ci sono le prese dati. Far partire un esperimento come CMS non è una cosa semplice, bisogna comunque controllare un sacco di cose, sia a livello di hardware, di elettronica e di detector che si trova giù, ma anche molte parti software. Dobbiamo coordinare tutti i sistemi affinché partano tutti allo stesso momento e siano sincronizzati con quando LHC fa scontrare i protoni, per essere sicuri che scattiamo la fotografia, diciamo, nel momento esatto. Si fa questo tramite una serie appunto di sistemi. Ci sono dei sistemi, ora stanno appunto vestendosi, come vedete, per scendere giù bisogna mettersi dei caschetti, delle protezioni, bisogna prendere determinati apparati elettronici. E come dicevo prima, tramite questi schermi che vedete alle mie spalle e di lato, si riesce a controllare in maniera remota qualunque funzionamento delle parti del detector. E si può partire dalla destra, non so se Mohamed o qualcuno può... Can you bring the picture so I show them the video, the camera? Can you bring the camera so I show them while Sonia is preparing and... Questo è uno dei problemi dovuti al Covid, che per utilizzare i caschi di tutti bisogna disinfettare tutto l'apparato e quindi tutte le cose portano via molto più tempo. Come vedete anche per terra ci sono delle strisce nere e gialle che delimitano la zona entro cui persone possono coesistere per diversi minuti
per evitare appunto di trasmissioni di Covid. Non hai detto questa cosa, questo mostro, dove sta? Questo grande mostro che abbiamo. Ah sì, anche. Questi qua. Vero, quella è una nuova caratteristica, una nuova... Allora, sì, questo è... Il proximeter. Allora, il CERN si preoccupa moltissimo delle persone che lavorano in quest'area e per evitare il diffondersi della malattia comunque suggerisce di non andare a lavorare troppo spesso in ufficio, quindi molti di noi, quelli che possono, lavorano da casa. E comunque per accedere ai siti del CERN, che sono come questo, dove ci sono gli esperimenti o anche dove sono gli uffici in Svizzera, è obbligatorio portare questo oggetto che praticamente tramite Bluetooth parla con gli altri oggetti e se trovano troppo vicino, troppo a lungo, dopo qualche minuto inizia a suonare. Cosicché se voi prendete il caffè con un collega e vi dimenticate di mantenere la distanza di sicurezza troppo a lungo, lui vi avverte. Dicevo, tramite Bluetooth, però registra anche in maniera anonima tutte le altre persone con cui siamo in contatto, manda queste informazioni a un database del CERN, cosicché poi se una di queste persone risulta positiva al Covid, gli altri che sono stati accanto a questa persona nei giorni precedenti vengono allarmati, così che possono prendere determinate precauzioni, fare un test, andare al dottore, essere riguardati, oppure non andare al lavoro in ufficio per evitare di potenzialmente attaccare il virus a qualcun altro. Vabbè, se vuoi è l'equivalente della nostra applicazione Immuni, quella di CERN è obbligatoria. Dal primo esatto, è esatto. Entrare al CERN senza quell'oggetto. Esatto. E il senso questo è abbastanza stretto e non e giustamente, infatti il numero di persone contagiate al CERN è estremamente piccolo ed è stato limitato grazie a queste strettissime misure di sicurezza messe in piedi. Normalmente in questa stanza, durante presiedati in era pre-Covid, avreste visto una o due persone per ogni monitor. Adesso ovviamente il numero di persone è anche esageratamente grande, perché assieme a me e a Sonia, che siamo le due persone che vi porteranno in giro, ci sono i tecnici, ci sono assistenti e quindi ci sono anche troppe persone per il momento, diciamo. In genere è molto molto meno affollato. Al momento LHC non sta funzionando e diciamo si sta preparando come un po' la Ferrari prima della nuova stagione di Formula 1, sta scaldando i motori, si sta riparando e ripartirà con un test alla fine dell'anno e poi in full speed il prossimo anno, quindi questi momenti non ci sono presa dati, però servono per testare i nostri fibrillatori e fare dei test senza particelle, ma utilizzando soltanto i raggi cosmici che arrivano dall'alto per testare, sistemare, correggere e quant'altro. Quindi, loro non mi sentono. Okay. No, adesso mi sentono forse. Mi sentite? Okay. Sì, ecco, non stavo dicendo che mi sembro con lo scettro quasi... Gandalf il grigio, esatto. Grigio per via del colore dello scettro. Vabbè, io vi saluto, vado. Se puoi far vedere un attimo questi schermi velocemente, come aspetta. Vedete qua tramite degli switch. Un attimo. Okay. Questo è il sistema IBAQ e tramite questa schermata è possibile far partire la presa dati, quindi quello che viene chiamato in genere un run di CMS. Si configurano tutti i sottodetector, è altamente automatizzato e una volta che parte nelle migliori giornate, diciamo in cui non ci sono problemi, non occorre più toccare nulla per le prossime 12 ore, ossia tutto il tempo in cui LHC dà dei protoni che si scontrano, fin tanto che il fascio continua a girare all'interno degli acceleratori di LHC e quindi... Con questo qui, altrimenti in caso di problemi si può interrompere la presa dati, cambiare dei setting e farla ripartire. Qua poi vedete delle immagini di come è vuoto CMS al momento, sì, sono esatto. Degli event display, al momento non stiamo prendendo dati eventi.
ho tentato di cercare se ci fossero in memoria degli eventi passati per fargli rivedere, ma non funziona. C'era un cosmico tempo fa. Quello dell'X gliel'ho fatto vedere. Ah, ok, quindi sapete. Comunque ci sono programmi di masterclass per i ragazzi, non so se ne sono al corrente, dove si possono proprio analizzare questi dati, ed è un bel esempio, sì, un bel lavoro che si può fare con i ragazzi. E il CMS fornisce questi dati. E io mi allontano semplicemente dicendo che magari non sono appassionati del Signore degli Anelli, però sicuramente sono appassionati dei Queen. E quando c'è un Ixy, parte la musichina, sì, It's a Kind of Magic. Lo vuoi dire tu? Quando si parte un nuovo run, allora per avvertire tutte le persone nella control room che sta succedendo qualcosa di importante, si usano. Siccome spesso ognuno è molto concentrato sul suo schermo e ogni schermo fa vedere determinate cose, si utilizzano degli allarmi sonori. E nel caso in cui un nuovo run parta, e quindi siamo pronti per prendere dati e occorre richiamare tutta l'attenzione di tutti perché devono guardare ancora più attentamente i vari sistemi di controllo, parte appunto la musichetta di Queen, It's a Kind of Magic. E in altri casi invece avvengono quando ci sono dei problemi o a livello di detector o a livello anche di LHC, ci sono dei segnali rumorosi molto intensi e in genere vengono registrati nell'altra parte della stanza, quella che vedete alle mie spalle. Nell'altra stanza, dove adesso Sonia sta andando, ci sono invece una serie di schermi che ci permettono di controllare i vari sottodetector e quindi dove gli esperti ci dicono se ad esempio alcune parti del detector funzionano bene o male. Vedete, al momento ci sono, come dicevo... C'è una domanda che penso che è legata anche a quello che stai dicendo. C'è un ritardo tra i momenti? Ah, ok, I was a me. Ok, sì. Allora, il ritardo in cui viene non analizzato ma visto nella control room è minimo. Però quello che si vede nella control room sono soltanto dei dati provenienti dai detector, quindi è l'output dei segnali di elettronica. Possiamo soltanto dire se c'è un sistema di CMS che funziona male o se è una misconfigurazione o se dobbiamo intervenire. Per vedere eventi come quelli che vi facevo vedere dell'X, purtroppo ci vogliono molte, molte ore, giorni, settimane, in determinati casi anni, perché comunque tutti i dati che vengono raccolti da CMS, e adesso aspetta, c'è Sonia, forse ci vuol dire qualcosa. Sonia, ci senti? Maybe not. Ah, ok. No. E come dicevo, i dati che vengono raccolti devono essere ricostruiti, quindi a partire dai dati, dai segnali elettronici dei vari apparati, vengono tutti processati per ricostruire gli ingredienti più piccoli che determinano poi la lista delle particelle fuoriuscite dallo scontro fra protoni, e con questa lista di particelle poi si fanno le analisi più complesse che, come dicevamo prima, hanno portato anche alla scoperta dell'X. Simone, scusami se ti interrompo. Allora, qui c'è il rumore, comunque volevo mostrare com'è che si entra. Allora, adesso io vi faccio vedere, vedete questa macchinetta dove si deve controllare questo dosimetro. Ora, io farò il mio check. Non è che bisogna farlo sempre, aspettate perché devo, è un po' difficile da muovere tutte quante le cose, ok? Ecco qua, sto facendo il mio check. I dati vengono mandati al servizio di dosimetria, quindi noi siamo controllati ogni volta, come vedete il valore qui. Ritiro il mio dosimetro e adesso in questa maniera potrò entrare. Ora, se avete visto il film Angeli e Demoni, forse qualcuno si ricorda di questa porta verde, che è la porta per accedere nei siti sperimentali. Quello che si fa, si deve controllare il dosimetro, farsi riconoscere in questo lettore, e poi entrerò dentro e mentre gli altri fanno il check vi spiego quali sono i vari controlli che vengono effettuati. Quindi io parto, mi vedrete un attimo fare questa operazione. E poi esattamente come nel film c'è anche il controllo, sì, oculare. Adesso non posso farvelo vedere, ma un attimo, ecco. Ok, perché è sempre problematico per farsi riconoscere. Allora, quali sono
i controlli di questa porta. C'è un sensore di peso che è qui, è sul pavimento, e serve per riconoscere che una persona è umana. Dopodiché ci sono dei sensori infrarossi per vedere che, non ci, che uno non porta zaini e materiale, perché questa è una porta per persone. E infine, adesso vi faccio vedere, c'è anche il lettore della biometria, quindi dell'iride o delle due iridi, come vedete questo oggettino nero, dove bisogna farsi riconoscere, identificare. E a volte quello che succede è che non si entra bene, e quindi, come adesso è successo a Noemi, bisogna tornare indietro e ricominciare. Quindi siamo in tre oggi a fare questa operazione. A volte, se facciamo le operazioni troppo velocemente, ecco Noemi che si sta preparando per il riconoscimento. Tenete conto che questo stesso riconoscimento noi lo facciamo adesso, e abbiamo un'altra porta, invece una porta gialla, più sotto, dove facciamo lo stesso tipo di controllo di nuovo prima di accedere alla sala sperimentale. Siamo adesso in una zona dove c'è l'ascensore. Questo, se foste venuti in visita, voi sareste entrati per questa porta blu. Questa è la porta del materiale, dove noi depositiamo il materiale e poi lo facciamo entrare, quindi dall'interno, dall'esterno verso l'interno. Questo è l'ascensore, un ascensore che normalmente prevede, può portare anche 40 persone. Adesso vedrete che praticamente abbiamo delle posizioni, ve le faccio vedere sul pavimento, dovrebbe arrivare e poi lascerò la parola a Simone, perché dentro l'ascensore non abbiamo, come si dice classicamente, non abbiamo campo, quindi stiamo aspettando che l'ascensore torni su. Un attimo di pausa, vedete che ci sono degli allarmi. L'ho già detto, scusami Sonia, l'ho già detto, ve lo ricordiamo, sì. Sta scendendo di 100 metri, perché appunto il tunnel di RHC è collocato a 100 metri di sottosuolo. Quindi... Esattamente, CMS è uno dei posti anche più profondi dell'LHC, perché per esempio dal lato più lontano del lago, da dove siamo a meno 93, non che sia molto più alto, però diciamo che, perché l'LHC è piatto, ma non è perpendicolare rispetto al raggio della Terra. Questo è dovuto al fatto che l'acceleratore è stato installato su uno strato di roccia che si è trovato molto stabile a meno 100 metri, e chiaramente potete immaginare che lo strato di roccia sì, è piatto, ma ovviamente non può essere esattamente come lo vogliamo. Allora, purtroppo questo succede, e quindi niente, io adesso continuerò a parlare. Guardate, faccio vedere. L'ascensore sta... Qualcuno ce l'ha chiamato prima, come succede nei palazzi. Ci hanno chiamato l'ascensore da sotto, quindi adesso sta tornando sopra. Boh, ma chiaramente questo è normale, semplicemente è lavoro. C'è gente che comunque qui sta lavorando, quindi noi entriamo adesso in una zona sperimentale, ma che di fatto è una zona di lavoro, quindi dobbiamo aspettarci che... Dobbiamo, anzi... Lasciare Sonia. La priorità a chi lavora. Prego. Sonia, scusa, vai, ti interrompo, ma è anche interessante vedere la velocità con cui scende e con cui sale questo. Sì, calcolare, sì, ai ragazzi, calcolare, su 100 metri. Queste sono le cose esattamente, cioè, ma ci mette all'incirca un minuto, lo abbiamo cronometrato. Che poi, diciamo la verità, che chi ha visitato i grandi grattacieli, non so, di New York, oppure chi si è fatto qualche giro a Disneyland o Disney World o cose del genere, non lo trova così strana questa velocità. Guardate quante poche persone possono entrare dentro. Queste sono le orme, ok? Vedete? Quindi ognuno deve avere la sua posizione. Io adesso mi giro e purtroppo quasi sconnette, quindi ti lascio la parola, Simone. Sì, ricordo, l'ha già detto Sonia, ma ricordo a tutti che queste posizioni sono unicamente per il Covid, quando siamo in presa dati non ci sono queste restrizioni, cioè quando siamo in presa dati, quando non eravamo sotto pandemia non c'erano queste restrizioni, e quindi molte persone potevano andare giù allo stesso momento. Una cosa peculiare di questo ascensore è che di solito quando c'è un incendio Non si raccomanda, anzi è vietato risalire o scendere con un ascensore, in questo caso risalire se ci troviamo in basso, e è obbligatorio prendere le scale. Esistono anche per CMS ovviamente le scale che scendono giù appunto 100 metri, però è vietato invece prendere le scale quando c'è un incendio in basso per risalire. Perché? Perché l'ascensore in realtà è pressurizzato, è fatto in modo tale che il fumo non possa entrare per ragioni di sicurezza,
e i pompieri, tra l'altro, si troverebbero in grave difficoltà a dover andare a riprendere una persona che magari è svenuta a causa del fumo, perché si è sentita male o per altri motivi, a 100 metri sottoterra, dovendo fare delle scale molto strette, quindi sarebbe molto difficile arrivare con tutti i sistemi di sicurezza per prendersi cura del... Simone, vedo che siamo perfettamente sincronizzati, perché stai parlando di sicurezza, no? Quindi esatto. Sono appena arrivata nella zona che si chiama la zona safe, nel senso che, non so se, perché io non sentivo, non so se hai parlato del fatto che l'ascensore è l'unico mezzo per poter evacuare quando c'è un allarme. Sì, esatto, in caso di incendio, stavo dicendo proprio quello, sì, sì. E che è una delle cose più, come dire, forse una delle poche cose diverse dalla vita comune, diciamo così, perché qui siamo obbligati a prendere l'ascensore, mentre invece quando c'è il fuoco in un palazzo si dice assolutamente non l'ascensore, le scale. Esattamente, noi le scale le avremmo qua, da questa parte qua e anche da quella parte lì, ma effettivamente dobbiamo prendere l'ascensore. E possiamo aspettare i pompieri o le istruzioni dei pompieri in questa zona, che è proprio di fronte all'ascensore, esattamente come in alto, perché questa zona è sovrapressurizzata. Quindi è protetta, come vedete ci sono delle porte particolari, le porte ignifughe che non fanno entrare fuoco e fumo dentro, e in più abbiamo questa zona, quindi nulla entra a causa della reazione. Questa è una zona dove si può aspettare. E... sto giocando a nascondino con i miei colleghi e qui abbiamo tutta una serie di dettagli, per esempio se succedesse qualcosa, io voglio far scattare l'allarme evacuazione, perché lo può fare chiunque, chiaramente se ne prende la responsabilità, basta rompere questo vetro e si preme il bottone. Se alzassi questo telefono, sarei messa direttamente in contatto, sentivo i pompieri, direttamente con i pompieri che sanno esattamente il posto in cui è installato questo telefono e posso chiedere ovviamente soccorso. Quest'altro interfono invece mi mette in comunicazione con la superficie. Ovviamente abbiamo anche un telefono portatile su di noi e in più dobbiamo essere addestrati, veramente parlo di addestramento anche se è di base, all'utilizzo dell'estintore, e siamo anche addestrati a dare primo soccorso, chiaramente quello che si può fare come cosa molto generale. E la maschera antigas, non ti dimenticare la maschera antigas. Ci arrivo dopo, le mostro, sono abbastanza, come dire, mettono un po' paura, però le mostro dopo. Qui siamo entrati nella vera zona sperimentale, a questo punto in poi, come direbbe Dante, lasciate ogni speranza a voi che entrate, e siamo entrati. E non so se riuscite a vedere, probabilmente non si vede benissimo, ma si vede una luce grigia là, vedete? Allora, quello là è semplicemente un passaggio, poi ci tornerò, da sotto, ed è un corridoio, se volete, un arco che connette la zona dove siamo noi adesso qui e l'altra sala che è dall'altro lato. Questa, dalla parte mia, viene chiamata la caverna di servizio, dove abbiamo tutta la parte, tutta l'elettronica e tutto quello che può servire per il funzionamento dell'esperimento, e nell'altra sala invece, che dall'altro lato, abbiamo la caverna sperimentale dove c'è appunto il rivelatore. Credo che non si riesca a vedere, io vedo già i piedi, come diciamo io, del rivelatore, ma quelli li vedremo dopo, perché ho paura che veramente non riesco a mostrarvela questa cosa. Ho un servizio oggi, un'assistenza che è perfetta. Simone, io entro nella sala dell'elettronica. Vuoi dire qualcosa? Io mi bevo del trigger, visto che tu hai detto, ti lascio la parola. Sì, allora, come dicevo prima, quello che noi andiamo a ricostruire con i nostri detector sono i segnali che le varie particelle lasciano al passaggio all'interno delle varie parti di CMS. Vengono chiamati in gergo i raw data, ossia i dati crudi. E per farvi un esempio, un raw data di CMS pesa, fra virgolette, circa un megabyte. Poi sono tutti crate, dove c'è tutta l'elettronica di controllo e dei vari trigger. Ovviamente, se ci fosse un problema su uno qualunque di questi sistemi, la presa dati ne sarebbe danneggiata, ed è per questo che durante i periodi quando, come esempio adesso, non c'è collisione, c'è comunque gente al lavoro perché deve controllare, aggiornare, sistemare nel caso ci sia qualcosa di rotto, mantenere tutti questi sistemi in modo tale che siano sempre pronti a funzionare o siano verso l'upgrade per la prossima presa dati.
Il sistema, come vedete, è estremamente complesso. Tutti quei segnali... Simone, scusami, sì? Ti volevo solo dire, poi ti lascio la parola, che dove sto andando io, come vedete dal cartello, è una zona dove non si potrebbe andare se facessimo visita con le persone qui. Quindi questa parte del corridoio che ho mostrato, che è da questo lato, e adesso ne farò degli altri, è, diciamo così, proibita per il pubblico normale. Quindi è qualcosa di speciale. Ti rilascio la parola. Grazie. Come dicevo, tutti questi segnali elettronici poi vengono raccolti all'inizio dal livello 1 trigger, che è un ulteriore sistema hardware che va a fare una prima selezione veloce degli eventi, perché dovete pensare che noi abbiamo milioni di interazioni ogni secondo, anche di più. Le interazioni abbiamo scontri protoni-protoni ogni 25 nanosecondi, no? Un nanosecondo, ora non so se voi siete abituati alle potenze negative, è un 10 alla meno 9 secondi, quindi una cosa estremamente piccola. Non possiamo registrarle tutte, perché come vi dicevo un evento pesa in circa un megabyte, quindi avremo bisogno di uno spazio disco enorme per poterli salvare tutti, e poi comunque anche processarli, come dicevamo prima, una volta messi a disposizione in chi fa l'analisi, ci vorrebbero dei tempi estremamente lunghi. D'altra parte non ci interessa sapere salvare tutti questi eventi, la stragrande maggioranza di questi eventi sono poco interessanti, sono scontri sofici tra particelle e non creano fisica interessante. Quindi c'è un sistema di trigger, il primo livello hardware, il secondo livello invece software, che va a selezionare sempre più. Vuoi dire qualcosa qua, Silvia? Sono i cavi di alta tensione, Simone, vedo. Sì, dimmi. I cavi di alta tensione, no? Stavo chiedendo un permesso speciale per poter entrare, perché c'era una banda, non si poteva entrare. Era solo per mostrare, allora, come tu dicevi esattamente, cioè la quantità di dati che bisogna trattare, il sistema di filtro che bisogna fare per arrivare veramente alla crema di quello che poi è ancora comunque qualcosa che va scremato dai fisici nei loro uffici, facendo l'analisi che tu dicevi, parte tutto da qui, e questa è soltanto una porzione dei cavi che vengono utilizzati. Ne abbiamo una stanza gemella al piano superiore, io non andrò al meno 1, sono al meno 2, cioè a meno 90 in questo momento. E però, come vedete, sentite il rumore, perché ovviamente la ventilazione, perché questa è tutta elettronica, e questo è tutto il sistema, per esempio, di alimentazione di alta tensione. Potete vedere in questa maniera. Forse vi ricordate, io prima non volevo interrompere, che avete visto degli armadi che avevano delle bande arancioni. E quelle bande arancioni servono per segnalare che nel caso in cui ci sia un'interruzione di alimentazione, per esempio perché succede, perché diciamo abbiamo dei sistemi di backup, ma può succedere, oppure perché magari qualcuno preme questo bottone perché c'è necessità di fermare tutto, quegli armadi che contengono quell'elettronica in realtà invece non vengono spenti. Quindi bisogna fare estrema attenzione quando si presta soccorso a controllare se l'armadio porta queste bande arancioni, perché questo significa che c'è ancora l'alimentazione e quindi è pericoloso. Continuo un attimo prendendoti la parola, perché mi avevi chiesto le maschere. Sì. Eccola qua. Esatto. Eccola qua. Questa è indossata, ok? Quindi avete praticamente, vedete tutto un sistema, avete degli occhiali, avete una pinza per il naso, ovviamente tipo come la maschera da sub, e questo sistema che permette con un processo chimico di generare dell'ossigeno e dura all'incirca 30 minuti, diciamo. Questa è l'autosufficienza, ma come vedete l'ascensore è abbastanza vicino. Tutto questo oggetto è piegato ed è contenuto in questa scatolina, che è la maschera di sicurezza che deve essere in dotazione di chi lavora in caverna, deve averla. Questo oggetto è abbastanza pesante, diciamo 1,5-2 kg lo fa, quindi uno se lo deve portare alla cintura. E la cosa, almeno quando io faccio ogni volta, diciamo così, l'esercitazione, perché dobbiamo farla regolarmente, è aprirla. Aprirla è veramente un problema. E dopodiché ci fanno un test e dobbiamo riuscire a metterci in queste condizioni, come vedete voi, in meno di 30 secondi. Quindi questo è quello che dobbiamo fare tra le tante cose. Questa famosa porta rossa invece
ci condurrebbe, come vedete, a una via d'uscita che viene usata soltanto in caso d'emergenza, perché vedete che qui abbiamo è piombato, non si potrebbe aprire, ma in caso d'emergenza lo si può fare. Ci permette di andare, ci conduce verso il tunnel dell'LHC, ma non direttamente, quindi non direttamente all'acceleratore. Prima di entrare all'LHC c'è un ascensore, di nuovo con una stanza protetta e sovrappressurizzata in maniera tale che siamo in protezione, e anche lì possiamo evacuare. Mi interessa dirvi questa cosa perché questo è uno dei motivi, se non l'unico, per cui si può fare visita a CMS anche durante la presa dati. Questo è qualcosa che non è possibile farlo negli altri esperimenti, semplicemente perché non hanno questo secondo, diciamo, questa seconda via d'uscita esterna alla caverna sperimentale, che invece da questa parte. Di fatto, se succede qualcosa e bisogna evacuare, avete una sola via d'uscita, quindi non è qualcosa di consentito per i visitatori. C'è una domanda. Sonia, c'è una domanda. Intanto un ragazzo chiede quali sono alcuni dei criteri che permettono di discriminare un evento soft da un evento interessante. Beh, allora, come dicevo, quando mi avvicino alla porta, ok? Ok. Interrompimi pure quando stai per passare la porta, intanto rispondi velocemente. Come dicevo prima, da tutti questi segnali elettronici, alla fine vengono ricostruite una lista di particelle elementari che hanno attraversato il detector, il rivelatore. Tramite questa lista è possibile ricostruire la storia che hanno avuto queste particelle, ad esempio se determinate particelle di un certo tipo sono provenute dal decadimento di una particella più pesante come l'Higgs. Ad esempio l'Higgs che decade in due bosoni Z che decadono ciascuno in due particelle di tipo muonico genereranno nello stato finale quattro particelle di tipo muonico, quattro muoni. I muoni sono delle particelle come degli elettroni pesanti che ci arrivano anche attraverso i raggi cosmici. Questi muoni vengono rivelati tramite le camere a mu, ad esempio Bari, l'INFN Bari ha una grossissima responsabilità sulle camere. Scusami a mu. Scusami Simone, sì? Vai. Solo per farti vedere i miei due colleghi che stanno passando la famosa porta gialla che mi permette di accedere adesso alla caverna sperimentale, quindi volevo semplicemente che intanto seguissero, stanno facendo il check biometrico, adesso sarà Noemi, e come avete visto ho fatto un corridoio e metà del corridoio l'ho fatto esternamente ed è quello che e adesso ne farò un altro, adesso mi allontano, Noemi sta arrivando, e guardate un attimo, c'è l'altro pezzo di corridoio e in fondo questa porta qui mi porterà alla zona sperimentale. Ok, ti lascio parlare. Ok, finisco allora brevemente. Come dicevo, ci saranno quattro particelle di tipo muonico. Andando a ricostruire come queste particelle interagiscono fra di loro, si può ricostruire la massa del bosone e cercare su un fondo, un noise praticamente piatto, un picco di risonanza. Quindi con analisi di questo tipo è possibile andare a selezionare eventi soft da eventi interessanti. Ovviamente a livello di trigger non abbiamo tutta questa informazione, dobbiamo accontentarci di qualcosa di più semplice, però possiamo salvare molti più eventi di quelli che alla fine andranno nel famoso plot di massa finale. Vai Sonia, vedo qualcosa di interessante qua. Esatto, ero qui a bearmi della vista, perché non sempre si può avere questa vista, nel senso che siamo in fase di, ovviamente, di manutenzione, chiamiamola così. Però di fatto non sempre abbiamo persone che lavorano all'interno in questa maniera e che ci permettono, per esempio, guardate qui, avete la scala della grandezza, perché c'è una persona, avete la scala della grandezza dell'oggetto, cioè tutto così illuminato, perché normalmente non abbiamo la luce. Allora tenete conto che il diametro, non so se è stato detto, è di, diciamo 15 metri, quindi per dirla in termini della vita di tutti i giorni, un palazzo di 5 piani, all'incirca 3 metri un piano, ok? Mentre la lunghezza di questo cilindro, io adesso andrò lungo il cilindro fino in fondo e se me lo permettono salirò anche sul tetto e andrò poi sotto a vedere i piedi, quindi camminerò veramente a meno 100, la lunghezza è di circa 25 metri, quindi dovete immaginarvi, vedete adesso questo tubo qui, stanno rimettendo
immagino il tubo dei fasci, che non c'era poco tempo fa, perché era stato chiaramente tolto per poter essere, diciamo così, ripulito e eventualmente riparato. Adesso lo stanno rimettendo, quindi se voi seguite il mio dito, di fatto vedete da dove arriva il fascio, entra dentro e al centro, che è un po' più avanti, ci saranno le collisioni. Un altro tubo identico lo avete dall'altro lato, ok? Vuoi dire qualche altra cosa del rivelatore, Simone? Ma si vede, puoi rivedere di nuovo la parte centrale, magari possiamo descrivere brevemente, no, dall'altra parte, se giri la telecamera verso il cuore di CMS. Sì, quella secondo me, quello non è il coil, il solenoide, quello che si vede. Allora sì, questo allora. Qui è il solenoide, ok? Ed è il solenoide, il superconduttore. Allora, immagino che i ragazzi abbiano fatto un po' di elettricità, 18.000 ampere. Ora, già un ampere è grande, ma 18.000 sono veramente, veramente tanti. Ebbene, per alimentare questo solenoide ci vogliono 18.000 ampere. E non ve lo racconto, non è un numero che ho visto scritto, l'ho visto misurato durante un test, quindi ci credo. E vedete che in realtà si riesce a vedere anche molto bene la parte interna, quindi tutta la parte del tracciatore, dei calorimetri e qui dentro al solenoide. Quello che vedete invece esternamente è quello che si chiama il ferro di ritorno, che serve per il campo magnetico, per mantenerlo contenuto intorno al rivelatore, e la parte grigia che sono quelle che si chiamano le camere a muoni, che servono proprio per la rivelazione particolare dei muoni. Non so se hai parlato dei muoni e del fatto che si misura fuori. Avevo parlato appunto dell'X in 4 mu, c'era una domanda chiedendo come si facessero a selezionare eventi interessanti su quali basi, e appunto i muoni vengono ricostruiti e identificati quando passano attraverso questa parte elettronica che si trova all'esterno del solenoide. Esatto, che uno potrebbe dire, ma se i muoni erano così interessanti per CMS, perché mettere il rivelatore fuori? Perché tanto i muoni passano via. Sì, attraversano e quindi tutto, e c'è anche meno fondo. In questa maniera si hanno la ricostruzione più pulita. Una cosa interessante del solenoide, mi ricordo quando ero studente a Pisa, questo solenoide era costruito in Italia, era in fase di costruzione in Italia. Praticamente la bobina ha una parte di rame, che è quello dove passa la corrente, e poi una parte di protezione per tenere i fili di rame ben distanziati fra di loro, altrimenti la potenza che si genera, la forza che si genera al campo magnetico lo farebbe collassare e modificherebbe la struttura del solenoide stesso, e quindi andando a avere un impatto sul valore del campo magnetico. Credo sia il solenoide superconduttore più grande del mondo, se non sbaglio. Esistono dei campi magnetici da magneti superconduttori più alti dell'intensità che abbiamo noi di 4 Tesla, però in porzioni di spazio molto molto piccole. Avere un campo magnetico di 4 Tesla con dimensioni così grandi, penso siamo gli unici al mondo. Sì, effettivamente. Poi c'è anche un'altra particolarità, che è quella che normalmente gli esperimenti che usano un campo magnetico utilizzano. Allora, il campo magnetico viene utilizzato per distinguere il segno delle cariche, quindi positive e negative, anche per altre cose, ma diciamo fondamentalmente per questo. In realtà poi si misura anche l'impulso, altre cose. Ma c'è una particolarità di CMS, perché non usa soltanto il campo magnetico all'interno del solenoide. A causa di questo ferro di ritorno, riesce a, e anche per motivi tecnici, è necessario mantenere il campo magnetico che esce dal solenoide intorno all'esperimento. Bene, il campo magnetico ritorna indietro. Adesso, se avessi un disegno, lo potrei fare. Immaginate che avete il campo magnetico che esce così, poi a un certo punto rigira su se stesso e lo vedete riandare in senso opposto dall'altra parte. Bene, quindi CMS misura anche, fa una misura, usa il campo magnetico anche all'esterno. Il che vuol dire che forse, se magari
Zoltan ci mette quella foto del riconoscimento delle tracce, diciamo il segnale di un muone, che è l'unica particella che riusciamo a vedere all'esterno, è una S. Perché la curvatura è in un senso all'interno ed è nel senso opposto all'esterno, proprio perché il campo magnetico cambia di verso, non di dire esattamente, quindi vedo la figura esattamente, sì, certo. Quindi vedete il campo magnetico, lo vuoi dire tu Simone, perché per me è difficile qui sotto descrivere la foto, io intanto sì. Salgo sopra. Rispondo, c'è una domanda sulla sicurezza sul lavoro, rispondiamo dopo. Qua vedete sono tutte le varie parti del rivelatore, quello più interno che è il tracciatore che ricostruisce le particelle cariche che curvano appunto nel campo magnetico, poi ci sono i calorimetri, quello elettromagnetico, quello adronico, che selezionano altri tipi di particelle, per cui è possibile, andando a analizzare i segnali in queste parti, sapere se la particella che è passata era di un tipo o di un altro. Questo è il campo, è il solenoide superconduttore. Come vedete, una particella carica che gira, diciamo ruota mentre si muove a causa del campo magnetico, quando poi passa all'esterno del solenoide, il campo magnetico cambia direzione, quindi anche la curvatura della traccia cambia. Vedete, questi sono i vari segnali che rilasciano nelle camere a mu. Quindi, ad esempio, come si fa a dire che era passato un muone? Vedete, una particella che viene dal centro, ossia dai fasci, attraversa la prima parte del rivelatore, quindi avete dei segnali nel tracciatore, non rilascia nessun segnale nei due calorimetri, e poi vedete che riappare qualcosa nelle camere a mu attraverso il ferro, e questa è una grossa indicazione che quella particella era un muone. Poi dalla curvatura, quindi dalla S che fa, dalla forma della S che fa, potete risalire a qual era la sua energia, e quindi poi potete capire da quale particella provenisse. Non so, Sonia, se vuoi rispondere alla domanda. La domanda era se è pericoloso lavorare in queste situazioni. Non so se mi senti, se hai ancora un buon audio, se no rispondo io, come preferisci. Allora, forse si sta muovendo, non sta sentendo bene. Quindi sì, la risposta è: in genere è pericoloso, come molti, molti lavori meccanici o di altro tipo. Il CERN però limita i pericoli e anche gli incidenti moltissimo, perché tutto il personale è altamente esperto, si seguono dei corsi, ad esempio quello come diceva prima Sonia, per utilizzare al meglio la maschera antigas. Non tutte le persone hanno accesso a quest'area, non tutte le persone possono lavorare in quest'area, ci sono dei protocolli molto rigidi da seguire su come muoversi, non può andare mai nessuno da solo, bisogna essere almeno in due, bisogna rimanere in contatto radio anche con la control room per essere sicuri che non accadano problemi, quindi è pericoloso, ma i rischi sono minimizzati grazie a controlli rigorosi e le persone seguono dei training, quindi vengono istruiti propriamente per evitare al minimo gli incidenti. Ogni tanto purtroppo succedono incidenti, ma raramente hanno gravi conseguenze. Sì, no, sono d'accordo con te, nel senso prima, dunque stavo dicendo, poi magari aggiungerò qualche episodio storico sulle cose di sicurezza, ma magari dopo che ci sono, quando abbiamo un attimo per parlare. E volevo invece mostrare, vedete, le stesse due persone che avevamo prima, adesso sono praticamente quasi al quinto piano, come vedete, e sto mostrando il rivelatore, vedete sotto, abbiamo almeno 100, poi ci andremo. Adesso chiederò se mi fanno salire sul tetto a cavallo di CMS, ok? Proverò a chiedere. Vi ritorno tra un attimo. Ok, quello che ad esempio anche questa possibilità di andare, perché Sonia ha seguito dei corsi specializzati, sa come comportarsi, soprattutto sa cosa toccare e cosa non toccare. Quando ci sono i shift di presa dati
vengono fatti delle ronde, chiamiamole così, il nome non è bello, però non viene in mente niente diverso, cioè delle persone che vanno due volte al giorno in giro per tutti i tunnel per controllare che non ci siano oggetti lasciati a se stessi o pericolosi, tolgono tutto materiale ingombrante, e se c'è qualunque cosa fuori posto bisogna immediatamente avvertire la sicurezza che se ne prende cura. Allora Simone, scusami se ti interrompo, ma siccome questa è speciale, vai. La facciamo? Io sto salendo in groppa a CMS, scusate l'immagine, però eccomi qua, sto salendo, poi dopo mi mostrerò da dove è stato sceso CMS. Ecco, qui siamo esattamente, non so se riuscite a vedere, si vede un pezzettino dall'altro lato della ruota di CMS. Adesso proverò a sollevare, ma c'è il carro ponte, non so se riuscite a vedere. CMS è fatto in affette, è stato assemblato in superficie, in affette, poi ogni fetta è stata portata giù per 100 metri con delle gru e è stato assemblato. E quando c'è da aggiustare o sostituire qualcosa, fare quelli che in gergo si chiamano degli upgrade, viene smontato, aperto e si accede alla parte interessante. Esatto, poi dopo mostrerò come si fa aprire. Adesso quello che faccio, sono sul tetto, riscendo lateralmente e andrò da quella parte. Ora non si vede, ma c'è una parete bianca qui e da lì c'è un buco da cui sono state scese le fette. Vedete lampeggiare il carro ponte, quindi praticamente la gru, quindi io mi muovo perché non vorrei che venisse avanti. E per quanto io non sia di grande altezza, potrebbe veramente toccarci la testa. Quindi andiamo, ritorniamo indietro e vi porto a vedere da dove hanno sceso CMS. Faccio attenzione a scendere le scale. Ok. Simone, se vuoi continuare io mostro le immagini e ti interrompo appena possibile. Ok, sì, grazie. Qua, come dicevo, ad esempio, ricollegandosi a quello che vedevamo prima, era possibile vedere l'interno della beam pipe, proprio perché la parte più interna di CMS, che sono il tracciatore e i calorimetri, sono stati tolti per accedere allo spazio necessario per questa beam pipe, che non è altro che il tubo del fascio dove partono e passano i protoni, dove avvengono appunto le collisioni di LHC. Pensate che la posizione poi viene misurata durante la presa dati andando a vedere le collisioni stesse, e si riescono a misurare la posizione precisa del fascio, che è conosciuta più o meno entro i 10 micron. Quindi immaginatevi la grandezza di CMS, quello che dicevamo prima, no? Un diametro di 15 metri, milioni e milioni di scontri di pacchetti di protoni racchiusi in quel tubo di qualche centimetro, e però la superficie efficace in cui questi protoni si vedono, interagiscono, alla fine sono di soli 15 micron di raggio. Quindi tutta energia liberata in 15 micron viene poi analizzata in tutti i metri di detector che ci sono intorno. Simone, ti prendo la parola. Allora, i 15 metri di diametro sono esattamente i 15 metri di diametro che vedete di questo buco, perché il diametro di questo buco, che scende fino a meno 100, è da dove queste fette che sono state assemblate in superficie sono state scese qui nella caverna. Ovviamente c'è voluta una gru speciale per fare questo lavoro, e questa gru è arrivata dal porto di Genova, una tipica gru tipica per le navi, diciamo, per i porti. Ora vorrei farvi notare una cosa, perché non è che resterò molto in questa posizione. Il diametro è praticamente uguale alla fetta. Adesso vi farò vedere con una mia mano lo spazio che restava tra la parete e la gabbia in cui sono contenute queste fette, perché le fette sono contenute in queste gabbie verdi, come vedete queste strutture verdi in realtà contengono ciascuna fetta,
E adesso vi faccio vedere lo spazio che restava. Datemi soltanto il tempo di scendere, perché qui è una specie di gincana. No, 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 it's okay. Yeah, yeah, yeah. It's simply to find... Ok, allora. Di fatto lo spazio che restava era questo qua. Vediamo dove posso accedere. Devo accedere da questa parte, scusate, altrimenti non si riesce a vedere. È questo qua. Riuscite a vedere la mia mano? Da questo posto a questo posto. Questo è lo spazio che restava tra la struttura che è stata scesa e la parete, ok? Quindi guardate, praticamente un palmo della mia mano. E quindi potete immaginare un oggetto pesante 2000 tonnellate che è stato sceso per una profondità di 100 metri e si è dovuto non metterlo in oscillazione prima di tutto, e secondo evitare che arrivasse con una certa velocità a frenarlo, perché se fosse arrivato con una certa velocità al suolo, capite bene che si sarebbe rovinato e distrutto. Quindi di fatto questo è quanto. Io adesso ti ridò la parola, Simone, prendo il fiato e scendo sotto a meno 100. Una di queste criticità, esempio, come diceva Sonia, una cosa se si distrugge in genere si può ricostruire. Ecco, il magnete, scusate se insisto su queste cose, il magnete è una di quelle per cui non è stato possibile testarlo prima. Hanno testato soltanto piccole parti del magnete. Una volta inserito in CMS, per la prima volta è stato acceso e quello era one shot. Cioè, o funzionava, e fortunatamente ha funzionato, altrimenti se non ci fosse stato un problema, CMS semplicemente non sarebbe potuto esistere. Quindi immaginate quanta tensione, quanta attenzione anche c'è stata nella costruzione delle varie parti per essere sicuri di arrivare a un certo punto, accenderlo per la prima volta ed avere la ragionevole certezza che tutto sarebbe funzionato bene. Sono stati veramente anni di costruzione molto intensi. Io mi ricordo, ho iniziato a lavorare in CMS intorno al 2000 e abbiamo iniziato a prendere dati soltanto intorno al 2009-2010. Quindi sono stati anni di preparazione molto intensi, dove pian pianino le cose si sono formate e si sono state messe insieme. Ecco, adesso Sonia è arrivata, vedete, a meno 100. Questi, vedete, i piedi di CMS. AirPods. Qua non si legge bene. Puoi leggere il cartello, Sonia? Moving system. Presumo per alzare o abbassare leggermente la posizione. Simone, non so, forse lei non ci sente o per qualche non motivo... Non ci sente, sì, non ci sente. Sì, Sonia. Scusa, mi sentivo. Okay. No, il gioco... No, scusate, il gioco è che tolgo, mi metto in mute perché c'è rumore qui. Quindi, ecco. Ok, non sentivamo. Okay, quindi certe volte parlo e non mi rendo conto che ho lasciato in mute. Allora, la prima cosa che ci fanno vedere è... Vedete, allora, io lo voglio dire agli studenti perché diciamo che i fisici ormai... Per quanto si entusiasmino, ma ragazzi, guardate con che cosa ci divertiamo. È bellissimo, io lo trovo eccezionale. Cioè, nel senso, questo è un campo magnetico residuo, questo oggetto è rimasto magnetizzato e quindi in realtà voi potete vedere ancora la magnetizzazione. Quando non possiamo entrare nella caverna perché c'è la presa dati, tutte le persone, insomma, diciamo le guide, quelli che accompagnano i visitatori, sono muniti di una catenella di... non so più come si chiamano in italiano. In francese hanno un nome curioso, si chiamano i trombone. Non lo so in italiano, no. Come si chiamano? Le graffette. Graffette. Le graffette, ecco. Siamo muniti di una catenella di graffette e quello che facciamo, non potendo entrare in caverna, facciamo vedere come la catenella di graffette si piega a causa del campo magnetico, perché... in maniera molto lieve lo si sente anche fuori dalla caverna, attraverso tanti strati di cemento, eccetera, anche se è tutto quanto, diciamo, contenuto nella caverna, una parte ovviamente non si riesce a contenere. Quindi vedete qua il campo magnetico residuo di questi oggetti. Ora, questo è per farvi vedere cosa rimane del campo magnetico, ma estremamente importante, come diceva Simone, è
il ruolo di questi oggetti che dicevo io chiamo le pattine, se qualcuno si ricorda la cera e le pattine che si mettevano sotto le scarpe per non rovinare il pavimento, queste sono effettivamente, funzionano esattamente in questa maniera, perché CMS abbiamo detto che è stato costruito a fette, e scusate, a questo punto parto con un mio paragone culinario perché penso che a noi italiani renda veramente l'idea. Avete presente la viennetta quando la tagliate a fette? Bene, ogni fetta è una fetta di questo, perché la viennetta, il cilindro della viennetta è CMS. Allora, come faccio poi a separare le fette l'una dall'altra? Beh, la viennetta, prendo il coltello, spingo a destra, spingo a sinistra, lo faccio. Come faccio qui? Ognuna di queste fette pesa 2000 tonnellate. In totale CMS pesa 14.000 tonnellate, cioè sono una city car, una macchina... piccola, non lo so, io ho una Zoe, ma insomma voglio dire una Clio, mettiamo, pesa una tonnellata, quindi immaginatevi 14.000 automobili come le Clio una sopra l'altra. 2.000 rappresentano una fetta. Come faccio io a spostare una fetta di questo genere a destra e a sinistra per aprire questo esperimento come un organetto? Bene, attraverso questo sistema si pompa dell'aria, ok? Nei piedi, e questa aria permette di alleggerire, di sollevare leggermente la fetta, e poi attraverso dei macchinari, delle macchinine tipo quella che vedete in fondo, si può allargare o restringere, quindi si apre e si chiude a organetto l'esperimento. Io francamente, nonostante capisca e possa fare i calcoli di questa operazione, riconosco che è stupefacente come l'aria che non possiamo catturare, che non possiamo prendere, che non possiamo vedere, ci permetta di sollevare, di alleggerire 2000 tonnellate e permettercele di spingerle a destra e a sinistra. Chiaramente l'operazione è molto particolare e ci sono soltanto dei tecnici e sorvegliate, ci sono solo alcuni tecnici che possono farla, perché si può veramente rischiare, se si spinge male, di far inclinare la fetta e a quel punto di farla crollare sul resto dell'esperimento. Quindi, come vedete, ora io sono sotto, vi mostro un po' la panoramica. Adesso faccio un piccolo giro, poi esco fuori, perché diciamo che il nostro giro è quasi venuto al termine. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, Simone? No, possiamo ritornare. Ci sono delle domande? È stata molto, molto chiara. Non ci sono domande? Su questa parte, guardavo, pare di no, possiamo rientrare. Oh, ragazzi, allora. Beh, siete tutti meravigliati, ma guardate qua. Questa cosa non la vedreste mai se veniste qua di persona, ve lo dico io, perché so, accompagno le persone, cioè nessuno vi permette di venire qua, di guardare l'elettronica in questa maniera. Ora, voi pensate che questi oggetti, questa cosa enorme, ok, perché io sono sotto un palazzo di 5 piani, è allineata con la precisione di un pochi micron. Un micron è un milionesimo di metro, cioè è meno della sezione di un capello umano, ok? Ebbene, tutta questa bestia enorme è allineata al milionesimo di micron. È qualcosa di stupefacente. Senza contare tutte le prerogative che ha detto prima Simone della presa dati. Ecco, voi vi fermereste a questa passerella qua. Per farvi un esempio, ci si ferma qua. Io non ci sono mai stato, per la prima volta anch'io vedo CMS da questo punto di vista. Simone, e ci lavoro da 10 anni. Invidia, ti assicuro, è una cosa bellissima, è veramente bello, cioè nel senso, allora come dire, è bello anche perché uno vede la realizzazione di tanti sforzi, come hai detto tu, di tanti studi. Prima si parlava anche di sicurezza. Cioè qui ci sono studi, lavoro, controllo, come detto prima parlando del magnete, cioè a volte non puoi fare il test, quindi lo devi vedere funzionare in quel momento e sperare che funzioni. Quindi c'è veramente lo studio di tanta gente, il sudore di tanta gente, è tutto riassunto qui, e la cosa più bella forse è lo sforzo di collaborazione che alla fine c'è, perché qui c'è ingegneria, c'è fisica, c'è matematica, c'è chimica perché abbiamo i gas, ci sono tecnici, ci sono fisici. Cioè non è che bisogna essere per forza fisico con il dottorato, si può essere anche un tecnico con i fiocchi. E poi chiaramente la sorveglianza è affidata ai pompieri,
Cioè, si può essere anche pompieri e venire a lavorare a Stern, senza essere fisici. Anche questo è possibile. Qualcuno ha qualche domanda? Qui ci sono i cavi. Vedete tutti i cavi, appunto, dove si prendono i segnali e si portano i servizi per il funzionamento dell'elettronica dei rivelatori. Ah, vedete quello che vi ho fatto vedere prima? Vi ricordate che da sopra avevo detto che c'era un collegamento? Ero là sopra io prima. Ora sono scesa giù e sono dall'altro lato, che è la caverna sperimentale. Prima ero nell'altra caverna, quindi vi ho fatto vedere l'immagine appena entrata da là. Adesso quello che faccio, io risalgo su e poi quando risalgo su magari rispondo un attimo a quella domanda sulla sicurezza, perché mi piaceva dire qualcosa in più. C'è una domanda, dice quanto è difficile e lungo il percorso per giungere a lavorare al CERN. Beh, allora, dipende da cosa intendi per lavorare. A parlare. Allora, facciamo così, tu cominci a rispondere. Io rispondo quando torno su e ho preso fiato, perché ti assicuro che fare sopra e sotto non è banale. Ok, ci vediamo tra un poco. Ciao, buon rientro. Allora, consideratevi, faccio un esempio. Il mio, io ho studiato fisica all'Università di Pisa, all'inizio del quarto anno, quindi mi mancavano soltanto gli esami del quarto anno, ho iniziato a chiedere le tesi al gruppo di CMS di Pisa e da subito mi sono visto proiettato praticamente al CERN tramite meeting, discussioni. Ovviamente all'epoca c'era la costruzione, il detector non esisteva ancora, quindi tutto era basato sulle simulazioni di fisica che facevamo per capire, ad esempio, come si selezionano gli eventi interessanti. Siamo tutti preparati, quelli della mia generazione, su simulazioni al computer per analizzare i segnali e tentare di estrarre appunto le variabili interessanti per vedere l'X in 4 mu, l'X in tau tau o quello in 2 fotoni. Quindi in genere per un fisico ci si laurea, durante la tesi di laurea si ha un primo glimpse, diciamo una prima idea del lavoro che si svolge al CERN, e poi per chi vuole rimanere nella ricerca, ormai è, se volete fare il fisico delle particelle, è diventato praticamente importantissimo fare un dottorato di ricerca, che in genere dura dai 3 ai 4 anni, e già lì siete dei ricercatori, veramente il vostro. Vi scegliete un canale di fisica oppure un problema tecnico da risolvere e passate quegli anni a studiarlo, a trovare soluzioni, a proporre tecniche alternative, e poi col tempo, dopo il dottorato di ricerca, in genere uno, come nel mio caso, io sono stato un po' alla scuola normale a Pisa, poi quando c'è stata la presa dati sono voluto venire al CERN con un fellow, che è una borsa post dottorato, per seguire più da vicino le operazioni e così via. Ci sono tanti colleghi che dopo il dottorato sono andati in America piuttosto che in Francia, Germania, Inghilterra. Ormai è diventato anche molto comune uscire dall'Italia addirittura anche durante il dottorato per migliorare la propria formazione e confrontarsi con colleghi di altre sedi. Molti di questi poi sono rientrati in Italia ultimamente con i vari concorsi, o professori all'università oppure ricercatori all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Confermo che anch'io ho la stessa carriera di Simone, la differenza è che l'università degli studi di Bari, abbiamo più o meno la stessa età, quindi esattamente lo stesso percorso. Io invece mettevo le mani su quegli oggetti che prima mi ha fatto vedere Sonia, dei rivelatori muoni, come vi dicevo prima all'inizio, a Bari abbiamo costruito quelle camere che vi ha fatto vedere Sonia. E molti della nostra generazione, poi alla fine noi siamo cresciuti col Monte Carlo, cioè con le simulazioni, oppure costruendo veramente i pezzi del rivelatore, poi da ragazzi, fra virgolette, adesso abbiamo fatto... Noi siamo cresciuti con CMS, dovresti dire. Esatto. Cioè esatto, e poi alla fine ci siamo trovati, io ad esempio fino all'anno scorso ero trigger coordinator, ci troviamo nel management di CMS a questa età, e anche questo è stato bello vederlo crescere e poi coprire sempre ruoli di maggiore importanza e responsabilità all'interno di quella che ormai consideriamo la nostra casa, perché senza CMS siamo un po' soli, non sapremo cosa fare la sera.
Quindi avevo ragione a dire che guardare CMS è un po' vedere lo sforzo comune di tutti quanti. Non muovevi, ti giuro che mi forse perché sono qui a casa bloccata a Bari da 4 mesi, ma quasi mi commuovevo. Per la prima volta che vedevo CMS. No, ma comunque no, è proprio così, non lo so. Io quello che mi piacerebbe che i ragazzi capissero, che poi alla fine veramente diventa proprio la propria casa, come avete detto. Cioè, nel senso, un fisico non abbandona mai il suo lavoro. Comunque, sto rifacendo il controllo, come vedete non è cambiato, quindi livello di radiazione uguale a prima. Cioè, per un fisico, essere fisico è uno stato dell'anima, non è un lavoro, per quanto poi ovviamente è anche un lavoro, perché è ovvio che si viene in ufficio, si fanno le cose, si fanno i meeting, non lo so, almeno nel mio caso, ma penso che sia comune a tutti quanti, poi alla fine fatichiamo, ci arrabbiamo, discutiamo, quello che vogliamo, ma alla fine siamo contenti di farlo. E questa è la cosa più bella, penso che sia veramente la cosa più bella, la più grande soddisfazione. Poi soprattutto riuscire a vedere la realizzazione del proprio lavoro, il piccolo in sia in un settore o nell'altro, ma vederlo funzionare, sapere che si è parte di una comunità e che quell'oggetto funziona anche perché io ho messo le viti oppure ho fatto il test dei moduli, beh, secondo me è grandioso, non lo so. Io sono tornata alla camera, adesso mi presento in aula. Eccomi. spengo la cosa. Bene. Penso, spero che sia stata una bellissima esperienza per i ragazzi. Ripeto, io ha emozionato me, quindi ringrazio tutti, ringrazio Simone, Dolman. Penso che abbiamo già adesso avuto sarà difficile tempo. Tra l'altro, appunto, parlando della passione di Sonia, anche queste visite. Certo, Simone e Sonia non lo fanno per loro, no? Fanno le visite del CERN non per lavoro, ma anche questa passione, per trasmettere la passione ai ragazzi. Quindi è un ulteriore esempio che ci piace proprio tanto questo lavoro. Sono d'accordo con quello che ha detto Sonia. Forse pure troppo, dice mia moglie. Sonia, vuoi aggiungere qualcos'altro? Altrimenti io vi ringrazio nuovamente, veramente tanto. Aspettiamo che si ricollega perché non ha le cuffie, Sonia non si può sentire al momento. No, non sento. Dice se vuoi aggiungere altro, se no ci salutano. No, vi sento adesso. No, okay. Nel senso, sto riprendendo fiato. Okay. No, se non ci sono, non lo so, se non ci sono domande, io spero che comunque i ragazzi siano contenti. Ho sentito un po' di commenti, quindi spero che sia, come dire, una maniera quantomeno di poter scoprire questo mondo, sia magari facendo anche delle piccole esperienze, venendo a fare uno stage, oppure facendo anche la masterclass, che potrebbe essere interessante. Insomma, cioè, ci sono tante maniere di poter provare a vedere se questo può essere magari il campo in cui uno si può vederlo come mestiere di vita. E poi io dico sempre, no, alla fine uno che cosa può fare? Fa fisica. Si diverte per un paio d'anni come fellow, come borsista qui al CERN e poi prende un bel lavoro a Ginevra, nelle società finanziarie, e lì fa sempre Monte Carlo, sempre simulazione, ma fa i soldi. Ecco, perché fare ricercatore sicuramente sì, dopo ti tocca lavorare se fai quella cosa lì. Allora, mettiamola così, si lavora, secondo me si lavora altrettanto lungamente e duramente, sì, però sì, forse con meno gusto. Sì, non lo so, non questa lo so, è la mia opinione. Però si prendono tanti soldi. Vi ringrazio nuovamente e ci vediamo presto. Ciao, 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 ciao.